edizione speciale del TG di Re Giovani da Firenze, dove si tiene il meeting nazionale dei volontari dell'UNICEF. L'arrivo dei partecipanti, tanti e giunti da tutta Italia. Bambino armato e disarmato in una foto senza felicità, sfogliato e immaginato in questa vita sola che non ti guarirà. Crescerò e sarò un po' più uomo ancora, un'altra guerra di collera. Crescerò, combatterò questa paura che ora... Benvenuti davvero di cuore a questo secondo meeting nazionale dei volontari del Comitato Italiano di Luce. Come e quando è nata l'idea di organizzare un meeting nazionale dell'UNICEF? Questa è la seconda edizione a Firenze, la prima l'abbiamo realizzata 2 anni fa a Napoli. È stata proprio un po' l'idea di innanzitutto rendere in qualche modo omaggio a queste migliaia di persone che tutta Italia tutti i giorni dedicano un po' del loro tempo alla nostra organizzazione, ma anche un modo per parlare di ciò che fa l'UNICEF, di come spendiamo i nostri soldi, di che cosa realizziamo nei 160 paesi dove operiamo in modo concreto, coinvolgere e trovare nuovi volontari. I wish I could be with you for the second national meeting of UNICEF volunteers, all the more because it is happening in one of my favorite cities, and a virtual visit to Firenze is entirely unsatisfactory. But I'm glad to have this virtual opportunity to thank you all for everything you do for UNICEF. The more we come together, the sooner we will reach the day when no child dies from a preventable cause, and all children have a chance to reach their full potential. Un grazie di cuore per il vostro bellissimo lavoro. Viva i volontari! Ragazzini corrono sui muri neri di città, sanno tutto dell'amore che si prende e non si dà, sanno l'UNICEF ed i suoi simboli, gli ambasciatori e i testimonial, l'esperienza del volontario veterano Lino Banfi. Cosa lasciano questi viaggi? Quanti ne ha condotti lei e i ricordi, insomma, che le sono rimasti più impressi? Io ne ho fatti 4, 2 in Eritrea e 2 a distanza di 2 anni l'uno dall'altro e 2 in Angola, proprio in periodi bruttissimi di guerre o subito di dopoguerra appena finita, fresca ancora, di danni e di cose gravi che potevano succedere. Ho visto di tutto, ho visto bambini in tende che dovevano stare in 4 sotto la pioggia, in mezzo al fango, ce n'erano invece 15, 20, mamme che non sapevano più dove erano i propri bambini, dove erano andati a finire, o gente che non dice ma quello quanti anni ha? Ma si presume che abbia dai 10 ai 12 anni, ma non si sa, non sappiamo né il nome, non sappiamo né di chi è figlio, è arrivato durante la guerra qui, forse viene da qualche paese vicino, non parla, non si esprime. In mezzo a questi casi uno va a vedere, a constatare e non è divertente, perché bisogna farlo bene questo lavoro seriamente, però quando finisce, quando vedi come nel mio caso bambini che dicono ciao abuelo Lino, ciao nonno Lino, avolino, tutte cose che chiamavano così e sorridono, tu esci che hai vinto un super anelotto, ecco. Le tavole rotonde e l'atmosfera gioiosa del fare. Il dovere del fare.